Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Emergenza coronavirus, come sempre diamo uno sguardo alla curva del contagio. Questo è il bollettino dell'unità di crisi della Regione Campania per la realizzazione di misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. I positivi del giorno sono 754, gli asintomatici 723, i sintomatici 7. Tamponi del giorno effettuati 8.384, il totale dei positivi 214.776, il totale dei tamponi invece 2.339.916. I deceduti sono 27 deceduti nelle ultime 48 ore e 13 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei deceduti sale così a 3.618. I guariti sono invece 646. Il totale dei guariti 148.085. Pandemia e vaccini e caos. È guerra tra governo e regioni sul piano vaccini. Ieri aspro diverbio tra il commissario Arcuri e il governatore Campano De Luca nel corso del vertice online convocato dal ministro Boccia. Abbiamo assistito al mercato nero dei vaccini, aveva detto De Luca prima del vertice. È tempo di smetterla con queste manfrine. Avremmo chiesto e chiediamo l'invalidazione del piano della distribuzione se questo non sarà equo. Il tutto a causa dei ritardi della consegna delle dosi e per la differente ripartizione delle scorte vaccinali. E mentre a livello politico si litiga, lo scorso weekend si è assistito a un preoccupante liberi tutti, specie da parte dei giovani della Movida, sempre più indisciplinati e sempre più contro le regole e le restrizioni previste dal DPCM. Numerose le operazioni di polizia locale, di Stato, carabinieri e guardia di finanza andate in scena a Napoli in provincia, dove sono fioccate le multe per il superamento dell'orario del coprifuoco e per assembramenti pericolosi e mancanza di dispositivi di sicurezza. Emblematico quanto successo all'esterno dell'Università Orientale a Napoli, dove un ragazzo si è arrampicato sul lampione, staccando una telecamera di sicurezza. Il motivo è facile da intuire: in tanti in quella piazza erano senza mascherina, assembrati, e numerosi erano gli spacciatori all'opera che si sono rimessi in strada dopo mesi di assenza. Nel centrale largo San Giovanni Maggiore, i carabinieri hanno individuato e sciolto diversi assembramenti: 14 le persone sanzionate, 3 perché senza mascherina, le restanti perché in strada oltre l'orario consentito. Stesse scene si sono viste a Marianella, Frattamaggiore, Ischia, nella zona dei Baretti di Chiaia. Riaprono le scuole ed è polemica sull'aumento del contagio. Chiusi PC e tablet della didattica a distanza dopo più di 3 mesi, sono rientrati in classe questa mattina gli studenti delle medie della Campania. Intenso in questi giorni il lavoro delle scuole, che hanno dovuto incastrare gli orari di ingresso e di uscita per evitare assembramenti davanti ai cancelli e lungo i corridoi degli istituti. Nel centro di Napoli, molte le scuole che hanno differenziato gli orari di ingresso, sfruttato le sedi succursali, raggruppato le classi per sezioni o programmato ingresso e uscita degli alunni a distanza di 5 minuti l'uno dall'altro, pur di garantire a studenti e famiglie un rientro in sicurezza. Soprattutto dopo che nei giorni scorsi era circolata la notizia della scuola del quartiere napoletano di Fuorigrotta, dove 18 bambini erano risultati positivi al contagio. Abbiamo testato l'umore dei genitori degli studenti della scuola media Tito Livio del quartiere Chiaia, dove la preside Elena Fucci ha seguito in prima linea il rientro dei ragazzi. Contenta per mia figlia perché ha bisogno di stare insieme agli altri, preoccupata, sicuramente preoccupata. È normale che uno ha paura, no? Però devono stare, deve iniziare la scuola, però abbiamo paura. Sono contentissima che siano rientrati, però nella modalità di oggi no. Perché rientrare per 2 ore e mezza onestamente non ne vale la pena. Quindi eventualmente un'alternanza con una DID mi farebbe piacere. Come state facendo funzionare la cosa stamattina, Presidente? Allora, stamattina diciamo che è stato come se fosse stato il primo giorno di scuola. Certamente c'era molta tensione stamattina, molta ansia, perché comunque la curva epidemiologica certamente non ci tranquillizza, insomma, per i dati che comunque ci sono stati riferiti e aggiornati, insomma. La didattica a distanza non sostituisce la didattica in presenza, ma soltanto che in un momento di emergenza, nel momento così difficile di emergenza in cui siamo, ovviamente la DAD è stata sicuramente veramente uno spiraglio di tranquillità. Tornando al caso della scuola focolaio di Fuorigrotta, sono risultati negativi i 224 tamponi realizzati su alunni, docenti e personale scolastico. Siamo in collegamento con l'assessore all'istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini. Salve assessore, ben trovata.
Salve. Allora, assessore, si ritorna in classe in presenza? Naturalmente non mancano le polemiche dopo la decisione ovviamente temporanea della TAR, si deciderà nel merito a seconda delle classi che torneranno in presenza il 6 e il 12, mi sembra. Sì, ovviamente io l'ho detto, non condivido quella che è stata la decisione del TAR, ma naturalmente le decisioni di un tribunale si rispettano. Diciamo che rispetto a quelle che erano le considerazioni del decreto monocratico appunto del Tribunale amministrativo, non condivido né la questione zona gialla e ritorno in presenza, perché io ritengo che non ci fossero assolutamente incongruenze rispetto a questo, anzi ritengo che il colore attribuito alla nostra regione fosse innanzitutto per le scelte che nel corso del tempo abbiamo fatto anche ovviamente rispetto alla scuola. E anche la considerazione naturalmente che non ci fossero abbastanza dati a supporto della decisione. Naturalmente le nostre scuole vedevano didattica a distanza, quindi non presenza, ed era evidente che noi non potessimo avere conoscenza di focolai all'interno delle scuole, cosa che purtroppo invece sta accadendo in questi giorni. E dunque naturalmente mi auguro che la decisione del Tribunale sia quella giusta, perché al contrario significherebbe un aumento dei contagi, e spero quindi che l'unità di crisi non possa supportare quelle che sono state le nostre scelte con dati appunto relativi al contagio nelle nostre scuole. È evidente che questo metterà sotto stress quelle che sono le strutture sanitarie, e questo naturalmente non ci fa paura nella misura in cui faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità, come abbiamo dimostrato anche nella scuola fuori grotta, per ridurre al minimo quella che è la trasmissione dei contagi. È evidente però che una decisione come questa, che riporterà in presenza in pochi giorni 650.000 dei nostri studenti, rispetto a quello che è stato l'atteggiamento della Regione e le scelte che ha operato la Regione, ovviamente sempre su indicazione dell'unità di crisi, quindi un ritorno che fosse lento, ma anche per capire come dire, l'influenza di questa scelta rispetto alla curva dei contagi, mette preoccupazione. D'altro canto, io mi fido naturalmente di quella che sarà, di quelle che saranno le azioni delle scuole, perché so che i dirigenti scolastici e il personale scolastico, docente e non docente, attuerà tutte le possibili misure perché il contagio sia tenuto sotto controllo. Assolutamente, prima di salutarci le chiedo una cosa, per le famiglie che avessero delle criticità e delle fragilità al suo interno, i ragazzi potranno seguire le lezioni a distanza? Si è previsto un sistema per così dire ibrido, anche perché chiaramente insomma, per tutelare anche questi ragazzi? Sì, noi nell'ultima ordinanza che è stata approvata abbiamo continuato con l'inserimento appunto della possibilità di didattica a distanza per fragilità dello studente o di propri conviventi, perché ritengo che si debba naturalmente tutelare chi è immunodepresso. Io le dico perché ricevo tantissimi messaggi di persone che mi chiedono di dare la scelta alle famiglie rispetto alla didattica a distanza. Questa è una decisione che noi non abbiamo preso perché sarebbe un mostrum dal punto di vista giuridico. L'istruzione, io l'ho sempre detto, è un diritto sancito dalla Costituzione, non è un servizio a domanda individuale. Tra l'altro, anche se noi volessimo, come dire, andare incontro alle esigenze delle famiglie, perché ci rendiamo conto che è una pandemia, soprattutto per il primo ciclo, questo metterebbe in grave difficoltà le nostre scuole, che non sarebbero in grado contemporaneamente di attuare didattica in presenza e didattica a distanza. Già nel caso di
secondaria di secondo grado, questo è possibile perché le nostre scuole sono strutturate anche rispetto a questo, per cui questa non è una possibilità che noi possiamo in qualche maniera scegliere, ma rispetto invece alle fragilità cercheremo naturalmente di fare in modo che non siano messe sotto stress, ma anche a rischio persone immunodepresse. In questo caso lo dico per le famiglie, perché chiaramente mi arrivano messaggi dai dirigenti scolastici ma anche dai genitori, non è che si può scegliere di fare didattica a distanza con l'insegnante del proprio figlio, del proprio studente, ci saranno una serie di modalità che dovranno attuare le scuole per andare incontro a quelle esigenze, ma naturalmente se le scuole dovranno utilizzare elasticità, lo stesso dovranno fare le famiglie. Certo, insomma, quindi è tutto quanto un work in progress, possiamo dire. Noi la ringraziamo, le chiediamo naturalmente di aggiornarci laddove ci fossero novità. Buon lavoro, arrivederci. Grazie, buon lavoro anche a voi. Vediamo insieme questo servizio. Mentre gli studenti delle scuole medie erano già tra i banchi a fare lezione, dopo 3 mesi di didattica a distanza, quelli delle superiori, il cui rientro è previsto il 1 febbraio, protestavano davanti la sede della Regione Campania. A 6 giorni dalla ripresa della didattica in presenza, dunque, i manifestanti chiedono un ritorno in sicurezza, che passi attraverso investimenti nel trasporto pubblico, nell'edilizia scolastica e negli impianti di riscaldamento degli istituti. Io al Gian Battista Vico, diciamo, vivo una situazione più agevole, perché il Vico rientra in quelle scuole che già da prima del Covid, diciamo, presentavano una situazione migliore per quanto riguarda le possibilità. E quindi perché protesti se al Vico state bene? E protesto perché naturalmente la scuola deve essere solidale. Ah, ditemi un po', quando tornate? Speriamo il primo febbraio, ma purtroppo sembra che molto difficile. Noi stiamo cercando di organizzarci al Brunelleschi, in quanto siamo una scuola di provincia che vuole avere tutti i diritti e tutto quello che gli serve per ritornare in presenza. Purtroppo sembra che invece qua la regione non ci diano ascolto, abbiamo bisogno di autonomia perché per noi i turni sono difficili e gli spazi ce li abbiamo e possiamo ritornare, quindi l'autonomia scolastica è quello che chiediamo principalmente. Il nostro preside sì, ci siamo sentiti, il nostro preside ci sta facendo andare anche a scuola per cercare di risolvere, per cercare di, noi rappresentanti ovviamente, per cercare di vedere insieme quello che possiamo fare, però anche lui vuole autonomia scolastica affinché possiamo organizzare questi doppi turni in modo corretto. Noi molto semplicemente dovremmo tornare il primo febbraio, come è stato previsto, 4 turnazioni di giorni, una cosa un po' troppo particolare, però già è qualcosa, è un inizio. Spingiamo per i trasporti, per tutto ciò che circonda quello che è un po' la situazione critica che stiamo affrontando. Purtroppo la scuola non è il virus, come hanno detto i ragazzi. Della nostra scuola ci fidiamo, siamo sicuri che siano stati fatti degli investimenti diciamo precisi e fatti bene. Siamo andati a scuola, abbiamo verificato che tutte le aule ci sia la LIM, i computer arrivati, la fibra è stata impiantata in tutta la scuola. E il distanziamento? Il distanziamento, le nostre aule sono abbastanza capienti, 15 di noi ci entriamo tranquillamente, i banchetti europei sono arrivati, quindi possiamo entrare. Per ora il nostro problema è diciamo il doppio turno. Siamo in collegamento con Benny Scarpellino, pediatra. Salve, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi con noi, ben trovato. Salve, grazie, saluti a tutti. Allora, si ritorna a scuola in Campania in presenza in questo particolare momento, con le temperature rigide, quindi il maltempo, questa pandemia che certamente non dà tregua e con l'influenza in agguato, era secondo lei un provvedimento giusto o questo potrebbe tra 15 giorni rilevarsi un problema con l'aumento dei contagi anche in Campania e quindi con la sofferenza dei presidi sanitari? Sì, partendo dal presupposto che la scuola in presenza è importantissima per lo sviluppo psicomotorio dei bambini e per prevenire le tante nevrosi ossessivo-compulsive alle quali stiamo assistendo e anche per agire bene sui le tante problematiche appunto di ritardo psicomotorio che purtroppo negli ultimi anni stiamo registrando in pediatria. Parto da questo presupposto fondamentale. Però poi c'è da osservare che questo è il periodo meno adatto per riaprire le scuole, prima di tutto perché siamo in pieno inverno e l'epidemia influenzale
alla riapertura delle scuole si manifesterà in maniera sicuramente più evidente. I dati attuali ci dicono che siamo a un quinto della patologia rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma sicuramente la riapertura delle scuole favorirà anche una maggiore diffusione dell'influenza, oltre appunto al problema base che ci troviamo nel pieno ancora della seconda ondata, e quindi i nostri bambini chiaramente potranno essere vettori soprattutto per i familiari, genitori, ma io sottolineo soprattutto i nonni. E in Campania abbiamo tantissima convivenza dei bambini anche con i nonni, e comunque frequentazioni pressoché giornaliere in molti casi. Quindi a mio parere questo è qualcosa, insomma, che sinceramente mi preoccupa molto. Io sto lavorando da un anno proprio a tutela dell'intera comunità. Con la pandemia non possiamo ragionare più in termini solo di tutela del bambino, no? Ma dobbiamo cercare anche noi pediatri di tutelare l'intera comunità, e quindi questa apertura massiva appunto dovrebbe diventare pienamente in essere dalla settimana prossima, perché il 1 febbraio dovrebbero aprire anche le scuole superiori di secondo grado, secondarie di secondo grado. Dicevo, mi preoccupa molto in questa fase. Certo, insomma, per preoccupa, che ho evidenziato. Dottore, preoccupa perché è inevitabile che nel momento in cui dei ragazzi che sono stati tenuti chiusi per più di un anno, dove chiaramente la scuola veramente ha un lontano ricordo, tranne quei pochissimi giorni di settembre, inizio ottobre, è anche chiaro che hanno voglia di normalità, quindi è chiaro che magari se in classe riusciranno in qualche modo a tenere la mascherina e il distanziamento sociale, nel momento in cui escono non sarà più così, quindi saranno inevitabili gli assembramenti. Le chiedo, e quindi questo sarà un problema enorme, anche perché, come sappiamo, insomma, quello che preoccupa è la tenuta dei nostri presidi ospedalieri. Le chiedo, per quanto riguarda i bambini, quelli piccoli che chiaramente non hanno nemmeno l'obbligo della mascherina in classe, per tutelare i nonni o comunque anche i genitori che sono a casa, quali precauzioni un genitore può prendere nel momento in cui il bambino esce da scuola? Vabbè, è chiaro che bisogna lavorare su quello che lei accennava prima, cioè una particolare attenzione anche nel momento in cui si accompagna il bambino a scuola e lo si riporta a casa. La frequentazione con i nonni dovrebbe essere ridotta all'essenziale, purtroppo, e suggerirei quantomeno ai nonni di utilizzare sempre delle mascherine FFP2 quando si vanno a relazionare con bambini piccoli. È chiaro che il mio auspicio sarebbe arrivare quanto prima alla vaccinazione di massa degli over 65, perché in questo modo noi andremmo a tutelare la maggioranza dei nonni. Invece ad oggi, come sappiamo, si prevede di vaccinare solo gli over 80, e tra l'altro proprio ieri leggevo che siamo anche in ritardo di un mese sull'inizio della vaccinazione per gli over 80. Quindi di fatto i nonni, la maggioranza dei nonni campani, anche italiani, rimarranno privi di vaccino anti-Covid ancora per alcuni mesi, e quindi io suggerisco massima precauzione nell'interazione con i bambini che tornano a scuola, riducendo purtroppo all'essenziale, come faccio anche io con il mio nipotino, le frequentazioni appunto con i bambini che frequentano la scuola, utilizzando nei limiti del possibile anche in ambiente domestico sempre la mascherina FFP2. Questo dovrebbe valere anche per i genitori, però sappiamo bene che i genitori hanno un rischio minore rispetto ai nonni relativamente alla gravità del Covid. Assolutamente. Dottore, noi la salutiamo, la ringraziamo e ci vediamo nei prossimi collegamenti per fare il punto sulla situazione scuola, sperando che, insomma, prevalga sempre il buon senso. Arrivederci, grazie. Grazie molto e buon lavoro, saluti a tutti. Maltempo, danni e disagi. Una nuova allerta meteo per vento forte e mareggiate è stata emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania fino alle 6 di domani mattina.
Dopo un weekend scandito da temporali e temperature basse, la Campania si appresta a vivere un'altra settimana di instabilità meteorologica. A Napoli previste precipitazioni temporalesche, i venti saranno prevalentemente forti e soffieranno da sud-ovest con un'intensità massima di 40 km orari. Caduta di calcinacci e alberi con danni ad autovetture si sono verificate in città e in provincia, spazzati via dal vento anche numerosi tabelloni pubblicitari, numerosi gli interventi di vigili del fuoco e polizia municipale, all'opera anche le unità della protezione civile, ieri difficili collegamenti con le isole del Golfo, che anche oggi sono proseduti a rilento. Chiusi a Napoli parchi e cimiteri, lo ha deciso il Comune sulla base dell'allerta meteo, la protezione civile della Regione Campania al lavoro, anche nel Comune di Cervinara, dove il maltempo ha determinato l'esondazione del torrente Cardito, a valle del centro abitato. 15 volontari della protezione civile della Regione Campania sono intervenuti con mezzi speciali per consentire l'evacuazione di 3 famiglie rimaste intrappolate in casa. Una strada comunale montana, invece, che collega i comuni di San Pietro al Tangaro e San Rufo in provincia di Salerno, è stata chiusa per una frana. L'arteria denominata Via Montagna è stata invasa dai detriti, terreno e alcuni grossi tronchi. Si teme anche un cedimento strutturale della carreggiata danneggiata. La protesta delle guide turistiche e la chiusura dei musei e dei siti archeologici ha messo a dura prova la loro stessa sopravvivenza. I ristori non bastano. Questa è la fine che abbiamo fatto come categoria per cercare di mangiare. Guardate qua come ci ha ridotto il governo italiano. Grazie mille signor Conte e compagni. Grazie ancora. Arrivederci. Il signore che ha deciso di affidarsi ai numeri all'otto come fonte di guadagno scherza, ma neanche tanto. Lui è una delle guide turistiche della Campania che ha organizzato una protesta contro la crisi del settore provocata dalla chiusura di musei e siti archeologici. È stato organizzato un presidio davanti al Museo Archeologico Nazionale di Napoli per chiedere al governo ristori adeguati e comprensivi dell'intera categoria, senza lavoro da oltre un anno ed ora condizionati da una riapertura di musei e luoghi d'arte che esclude i fine settimana. Guide ed accompagnatori turistici, 25.000 circa in Italia, 2.000 e oltre in Campania, definiscono totalmente insufficienti gli interventi di sostegno predisposti dal governo. Susi Martire, presidente dell'Associazione Guide Turistiche della Campania. Su una platea di 25.000-30.000 professionisti del turismo, parliamo di guide e accompagnatori turistici, soltanto 6.090 persone hanno ricevuto il ristoro del MIPACT. Questo vuol dire tagliare fuori gran parte di questi professionisti dai ristori. Siamo a più di un anno senza lavoro, non abbiamo alcuna prospettiva di recupero. Oggi noi stiamo partecipando a questa protesta e abbiamo scelto il MAN, che come vede alle mie spalle è chiuso al pubblico, perché il Ministero ha deciso che il sabato e la domenica i luoghi della cultura devono restare chiusi. Siamo nei confini nostri territoriali, gli unici nostri turisti potrebbero essere i campani, che si muovono di sabato e di domenica perché nei giorni feriali lavorano e quindi i musei aprono, ma noi non possiamo neanche riprendere minimamente a lavorare. Siamo in collegamento con Marco Gaudini, assessore ai trasporti del Comune di Napoli. Salve assessore, grazie per aver accettato il nostro invito. Salve. Salve a voi. Allora, insomma, innanzitutto complimenti per questa carica che è arrivata da poco con l'ultimo rimpasto di giunta al Comune di Napoli. Assessorate ai trasporti, certamente insomma il trasporto ha rappresentato e rappresenta una delle criticità della nostra città. In questo momento c'è un problema in più: trasportare in sicurezza i ragazzi a scuola, che ritornano in presenza dal 1 febbraio, torneranno anche quelli delle superiori, quindi bisogna garantire un servizio di trasporto in sicurezza per questi ragazzi. Come vi siete organizzati, assessore? Beh, stamattina sono ritornati tra i banchi di scuola i ragazzi delle scuole medie. Per la gran parte si tratta di ragazzi che vanno in scuole di prossimità, quindi non abbiamo registrato un particolare, diciamo, apporto o appesantimento sul trasporto pubblico. Quello che ovviamente darà sicuramente invece un maggiore appesantimento sarà la ripresa delle attività in presenza per gli istituti secondari. Per questo abbiamo messo in campo un piano con l'ANM
con una forte spinta del coordinamento della Prefettura di Napoli attraverso l'interazione dei dati che ci sono stati forniti dagli istituti scolastici della nostra città, quelli che hanno risposto alle indicazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale, e abbiamo realizzato un piano LM for School che prevede l'attivazione di 8 nuove linee attraverso un subaffidamento a un soggetto privato e l'implementazione invece di altre 11 linee già presenti tra le linee di ANM, per un totale di 450 nuove corse giornaliere e 45 autobus in più che andranno, come dire, a sostenere il trasporto scolastico per la ripresa delle attività. In più stiamo al lavoro per chiedere un maggiore supporto alla Protezione Civile nei vari hotspot che saranno in giro per la città, cioè luoghi dove ovviamente si immagina una maggiore affluenza di studenti, e come possibile anche diciamo in alcune zone di prossimità delle scuole, perché oltre alla questione del trasporto che deve avvenire ovviamente in sicurezza e deve essere efficiente, c'è anche la necessità di intervenire per evitare ove possibile gli assembramenti. Assolutamente, questo rafforzamento delle linee per gli studenti, che è chiaramente necessario nel momento in cui ritornano in presenza, non significa un impoverimento delle altre linee, visto che comunque già purtroppo il tempo di attesa di una fermata è lunghissimo per coloro che sono costretti ad utilizzare il trasporto pubblico? Assolutamente no, perché andiamo ad implementare, quindi ad aggiungere a quello che è già l'esistente, quindi non sottraiamo nulla alle linee presenti, anzi le 11 di queste le andiamo addirittura ad implementare con ulteriori autobus messi a disposizione dalla NM e con gli autobus invece messi a disposizione dal soggetto privato in subaffidamento, che realizzerà altre 8 nuove linee, diciamo da capo, insomma, che andranno a coprire quei territori che non sono coperti dal trasferimento su ferro. Certo, infatti chiaramente voi avete potuto implementare le linee su gomma, non si può fare la stessa cosa per quanto riguarda le linee su ferro, di conseguenza quelle tratte coperte dalle linee su ferro che sono necessarie per gli studenti, bisogna trovare delle linee su gomma sostitutive. E infatti è esattamente così che è stato predisposto questo piano, perché sono alcuni territori, faccio riferimento per esempio alla zona di Pianura, alla zona di Agnano, di Bagnoli, che hanno una copertura inferiore sulle linee sul ferro, e su questo appunto si è stabilito di realizzare questo piano, e soprattutto anche in relazione a quelli che sono stati i dati forniti dagli istituti scolastici, che hanno avviato una valutazione del numero degli studenti che utilizzano il trasporto pubblico con specifico riferimento a quello su gomma. Quindi è un lavoro fatto a più mani, che ha visto il coinvolgimento non solo della nostra azienda pubblica di trasporto, ma dell'ufficio scolastico regionale, degli istituti in particolare, tutto con il coordinamento prezioso, lo voglio ricordare, della Prefettura di Napoli. Certo, c'è da dire che oltre a implementare le corse c'è bisogno anche di sanificare gli autobus su cui viaggeranno gli studenti. Questo è un problema assolutamente correlato, insomma, quello della sanificazione. Assolutamente sì, ma già da tempo l'ANM ha messo in campo azioni proprio per la sanificazione di tutti i mezzi di trasporto e per i luoghi dove lavorano i dipendenti. Questa è una procedura che viene svolta già da quando è iniziata questa terribile pandemia. Assolutamente. Assessore, noi torneremo magari a collegarci quando riprenderanno in presenza gli istituti superiori, che insomma quello è il vero banco di prova per verificare se questo piano messo in atto dal Comune sia sufficiente per trasportare in sicurezza i ragazzi. Intanto le auguriamo buon lavoro, complimenti per il suo incarico, un incarico, come abbiamo detto in apertura, certamente non facile. Grazie a lei e grazie a tutti i telespettatori. Ovviamente questo è un primo passo importante, ma monitoreremo la situazione giorno per giorno, e se ci sarà bisogno di dei correttivi o di implementare, siamo al lavoro in questa direzione. Perfetto, allora ci aggiorni costantemente. Arrivederci e buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie.
Il Napoli si allontana dal vertice della classifica, perde a Verona, e il malcontento dei tifosi. Dopo la sconfitta di ieri, ancora fiducia in Gattuso o bisogna cambiare allenatore? Se sì, quale? A dire la verità è una questione di uomini. Secondo me è lo spogliatoio che non va. L'allenatore potrebbe ancora essere valido. Si parla di un ritorno di Benitez o di Sarri? Ma io penso Sarri è la cosa migliore, visto che conosce già l'ambiente. Poi dipende tutto da De Laurentiis, che ha sempre deciso lui. Io ho tanta fiducia di Gattuso. Cambiare adesso sarà un declino. Voglio dire, meglio con Gattuso giocare bene che avere un altro allenatore. Si parla di Benitez, di un ritorno di Benitez. Una volta che viene Benitez cambierà di nuovo la squadra. Possiamo puntare da capo. Meglio tenere i nostri che cambiare sempre, dal mio punto di vista. Dopo la sconfitta di ieri, ha ancora fiducia in Gattuso o bisogna cambiare la guida tecnica? Per me bisogna cambiare. Chi vede sulla panchina del Napoli? Ci sono ancora allenatori buoni. Si parla di un ritorno di Benitez o di Sarri? Ottimo, buonissimo. O Sarri o Benitez. Ci sta Allegri, Spalletti. Ci sono tanti allenatori ancora buoni. È davvero tutto, grazie per questa sera, arrivederci, una piacevole serata, continuate a seguirci.